da un campione all'altro, perché ci ha raggiunto Francesco Fiore, campione d'Italia di tennis nella categoria trapiantati. È una storia bellissima la tua, prima di tutto è una storia agonistica straordinaria, perché sì. Raccontaci un po' dei tuoi risultati. Allora, l'anno scorso sono diventato campione, essendo io trapiantato, faccio parte non della categoria degli sportivi trapiantati, sono diventato campione d'Italia dei trapiantati nel tennis, nel singolare, e ad aprile scorso in Australia, a Perth, precisamente durante i mondiali per i trapiantati, sono diventato medaglia di bronzo sia nel singolare maschile che nel doppio maschile. Tra l'altro sento un accento meraviglioso, noi siamo sì. A Siena, che è insomma una delle città più belle del mondo, un'altra città italiana che è sicuramente fra le più belle del mondo e che in questi anni sta vivendo un revamping, come direbbero quelli che parlano bene, che fanno marketing in Inghilterra, è Matera, che è la città dalla quale tu vieni, sì, che è diventato un luogo incantevole di ambientazione di film, ed è veramente un esempio di uno straordinario riscatto e di una straordinaria promozione di una bellezza veramente senza confini. Vogliamo dire che qui insomma sei in qualità di ambassador, sì, della, sì. Di una bella iniziativa. Sono testimonial per l'azienda sanitaria ospedaliera universitaria senese da maggio, e assieme appunto a loro ci stiamo prodigando affinché la testimonianza e iniziative possano aumentare appunto il sì alla donazione degli organi. E fra l'altro appunto l'iniziativa promossa dalla Fondazione MPS con la Consulta Provinciale del Volontariato, vogliamo dire che l'ospedale senese è il centro unico in Toscana per i trapianti di cuore e polmone, oltre che di rene, ed è sede della Banca della Cuta della Regione Toscana. Alle scotte vengono effettuati anche i trapianti di midollo e di cornea, e nel 2023, è un numero che mi ha sorpreso positivamente, nel periodo fra gennaio e la prima decade di agosto, in pratica fino a pochi giorni fa, all'ospedale di Siena sono stati realizzati 113 trapianti. Io sì, credo che insomma la forza della scienza, della medicina e ovviamente anche della solidarietà, che è fondamentale per riuscire a contribuire a tutto questo, insomma è veramente una grande eccellenza. In bocca al lupo, prossime gare? C'è Desdreni Mondiali nel 2025, quindi da settembre si inizia di nuovo la preparazione atletica, da qui a 2 anni speriamo di migliorare. Senti, prima abbiamo visto Petrucci, sì, pilota MotoGP, sì, che qui ha fatto un giro in moto, adesso stavamo sentendo il pattinaggio. Tu un paio di set li faresti a tennis qui? Ma molto volentieri, sarebbe bellina, una cornice fantastica. Sì, io credo che qualsiasi attività umana in un luogo come questo riesca con un'ispirazione particolare. Grazie a Francesco, in bocca al lupo, ovviamente complimenti per questa bellissima iniziativa.